sono Stefano Quaggio, direttore del Consorzio Vini Venezia. Ci troviamo nel territorio della denominazione d'origine Piave DOC, un'area vitivinicola che si estende lungo il fiume Piave, a partire dai piedi delle colline di Conegliano e del Montello, sino ad arrivare al primo entroterra della città lagunare, patrimonio UNESCO Venezia. Piave DOC, un territorio forgiato dal passaggio dei Romani, dei Veneziani e della Grande Guerra. La prima agricoltura moderna con ampi spazi coltivati a grano e filare di vite la si riscontra con l'avvento dei Romani lungo le vie costruite, le vie consolari Claudia Augusta, Postumia e Annia. Allora Plinio il Vecchio citava il raboso come un vino di un colore più nero della pece. Ma è con Venezia che il raboso assume una dimensione commerciale. Dopo una prima fase di espansione nel mare, la Serenissima comincia a rivolgersi all'entroterra, dando vita al cosiddetto stato de terra. Il fiume Piave comincia ad essere navigato da imbarcazioni per il trasporto di cibo, bevande, tessuti, spezie e vino, come il raboso, destinati alle Asie, al bacino dell'Adriatico e al Medio Oriente. Paesaggio e agricoltura assumono nuova vita. Alle dinastie nobiliari dei Colfosco, dei Porcia e dei Collalto si affiancano le famiglie nobili veneziane, dei Valier, dei Malanotte e dei Giustinian, i quali daranno vita a ville sontuose con tenute agricole che ancora oggi possiamo ammirare. Il raboso Piave ben si prestava ai lunghi viaggi, grazie alla sua acidità e tannicità, caratteristiche che oggi si ritrovano all'interno del nostro Malanotte del Piave di OCG, ma grazie ad alcune felici intuizioni si pensò di ingentilirle mediante l'utilizzo di una piccola percentuale di uve passite. Il Malanotte del Piave di OCG oggi viene prodotto da sole uve raboso raccolte nel territorio del Piave. Una percentuale che varia dal 15 al 30% viene posta in appassimento, successivamente avviene la vinificazione e l'affinamento, che dura almeno 36 mesi, di cui 12 almeno in botti di legno e 4 in bottiglia. Il Malanotte del Piave di OCG presenta una struttura importante, un tannino setoso e vellutato con l'evoluzione dell'affinamento. Un vino che può essere conservato in cantina e aperto anche dopo diversi anni. Con questo vino abbiamo voluto valorizzare una materia prima che ha 2000 anni di storia.